Ben ritrovati ai nostri telespettatori, siamo arrivati all'appuntamento conclusivo della Tax TV Week e continuiamo a parlare di riforme. Ci concentriamo ora su un tema cruciale, direi che è quello della riforma fiscale, attualmente allo studio del governo e che entrerà nel vivo e vedrà la luce con tutta probabilità dopo la pausa estiva. Ma intanto sappiamo che il governo si pone un obiettivo, direi, ambizioso, quello di costruire un nuovo fisco, che appunto sia adatto alla situazione che si è creata post-emergenza, coronavirus e che possa fare da volano per, la ripartenza, dell'economia. Quindi riduzione delle tasse, riduzione del cuneo fiscale, aiuti alle imprese e, lotta all'evasione sono solo alcuni degli slogan per il momento su cui si costruisce il pacchetto di misure che ha in mente di attuare il governo. Però quello che vogliamo capire oggi è se effettivamente diciamo, le misure allo studio dell'esecutivo siano sufficienti per raggiungere un obiettivo, come detto, così ambizioso. Ricordiamo appunto, come abbiamo visto anche in tutti gli approfondimenti precedenti, che in gioco c'è proprio la ripartenza dell'economia. E affronteremo tutti questi aspetti grazie al nostro ospite di oggi, che introduco, vi presento e ringrazio per essere qui, anche se solo virtualmente, che è Gilberto Gelosa, consigliere del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, delegato alla fiscalità. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ecco, grazie a lei per essere qui con noi e per aiutarci, insomma, a fare un po' di chiarezza. Io le chiedo anzitutto se può darci un po' il quadro della situazione. Sappiamo che appunto i commercialisti ricoprono questo ruolo, non sempre a dire la verità, riconosciuto dal governo, un ruolo diciamo cruciale che fanno da intermediari tra il fisco e i contribuenti. Quindi se ci può dare un attimo il quadro, insomma, delle difficoltà e delle criticità che stanno affrontando le imprese e i cittadini in questo momento. Prego. Beh, le difficoltà che cittadini e imprese stanno fronteggiando in questo periodo sono talmente evidenti che potremmo fare una lunghissima cronistoria e uscire dall'ambito di questo intervento. Innanzitutto, io parlerei di quelle che sono le indicazioni, di buon senso per delle misure fiscali necessarie per la ripartenza del paese, quindi le esigenze delle imprese e dei contribuenti. Innanzitutto partiamo da una valutazione generale. Abbiamo fronteggiato decorosamente un'emergenza sanitaria, stiamo fronteggiando non decorosamente bene un'emergenza economica. Dobbiamo stare attenti che tutto non sfoci in un'emergenza di tipo sociale, perché le provvidenze che sono state attuate fino a questo momento sono di natura temporanea, quindi quando sono finiti i soldi, poi cosa succederà? Poco è stato dedicato agli investimenti, veramente poco, e soprattutto ciò di cui c'era bisogno in questo periodo era un'immissione forte di liquidità, immissione forte che non c'è stata. Quindi la preoccupazione la esemplifico. Un conto è fare un progetto di investimento per le piste ciclabili, un conto è dare il bonus per le biciclette. Quando le biciclette sono state acquistate, i soldi sono finiti, dopo cosa si fa? Questo è un primo problema che oggi noi ci troviamo a fronteggiare. Sicuramente per far ripartire il paese, però, mettiamoci in una posizione proattiva, senza criticare quei provvedimenti che hanno avuto delle logiche in un momento di emergenza, e questo momento di emergenza si è attenuato, si potrebbe intervenire in maniera più radicale. Come? Con un disboscamento normativo, una semplificazione di norme e procedure, una riduzione degli adempimenti. I decreti che sono stati attuati sono emblematici del caos normativo perché c'era il decreto che arrivava un mese dopo che andava a intervenire sul decreto che non era ancora convertito in legge. Questo non è più possibile, non è più possibile in un paese che ha necessità di stabilità. Quindi necessità è la certezza e la stabilità normativa. Poi
un ripristino di condizioni di maggior parità nel rapporto tra fisco e contribuente, che oggi non c'è. Vediamo ad esempio il caso del contraddittorio preventivo che è mortificato dall'ultima riforma. Dovremmo dare dei poteri al garante del contribuente. Poi veniamo alla sostanza, perché questa, diciamo, è la forma di un sistema che non funziona bene. Ovviamente non funziona bene perché ci sono da un lato i furbetti del quartierino, dall'altro c'è una burocrazia accecata nel cercare il furbetto del quartierino che poi non riesce a trovare perché c'è un eccesso di normazione. Però la sostanza richiede oggi una drastica riduzione della pressione fiscale perché ridurre drasticamente e in modo omogeneo per tutte le categorie la pressione fiscale, quindi parlo delle imprese, delle industrie, degli artigiani, dei professionisti, ma anche e soprattutto di questi, significherebbe immettere liquidità, usare le somme per far ripartire gli investimenti, mettere degli incentivi permanenti per i nuovi investimenti. Oggi le aziende sono sottocapitalizzate. Bene, bisognerebbe dire, cara impresa, se tu metti una capitalizzazione maggiore, d'accordo, professionisti, imprese, qualunque entità giuridica, bene, noi ti possiamo dare un contributo a fondo perduto pari al capitale che hai immesso, potremmo darti anche dei prestiti garantiti per attivare il circolante, ci dovrai restituire queste somme in un tempo X, quindi si potrebbe creare un effetto leva che porta agli investimenti e ovviamente c'è la necessità di investimenti pubblici. Da ultimo, lo tocco perché è materia di tipo fiscale, anche la giustizia tributaria, come tutti i rami della giustizia, devono essere riformati, e la giustizia tributaria dovrebbe essere riformata con organi a tempo pieno e specializzata. Quindi, dal punto di vista fiscale, per far partire il paese, però, la sostanza è ridurre la pressione fiscale in maniera omogenea per tutti, per creare e generare liquidità, attuare politiche di investimenti, agevolare gli investimenti. E questo fa ripartire il paese. Politiche di provvidenze, sì, nell'emergenza vanno bene, ma a lungo e medio termine i soldi finiscono e non c'è l'investimento. Quindi insomma, riassumendo un po' il suo pensiero, finora sono stati attuati solo dei provvedimenti, diciamo, tra virgolette, tappabuchi e in più con insomma, un caos normativo che appunto giusto ieri è stato appunto approvato, è diventato legge il decreto rilancio, però ci vogliono 155 decreti attuativi, poi anche questo decreto comunque contiene. Assurdo. Ecco, appunto. Poi se vogliamo passare al tema che lei, non so se ne volevamo Sì. parlare, Ecco, quello della riforma fiscale che è e delle un po', proposte. deve essere appunto la madre di tutte le riforme. Allora, lei ha usato un aggettivo due volte che io sposo totalmente. Si tratta di un processo ambizioso, però. Facciamo anche una valutazione storico-statistica. L'ultima vera riforma fiscale con questo nome risale agli anni dal 72 al 75, la riforma Visentini. Quella fu una riforma. Ci fu la commissione Visentini che lavorò per 3 anni per fare una riforma fiscale. Quindi oggi noi ci troviamo di fronte a un fisco che è stato manutenuto per lungo tempo, per decenni, con interventi spot, mai con una visione organica. Per ritornare a una visione organica, ci vuole tempo. Non possiamo pensare a una riforma fiscale in 3 mesi. Non possiamo pensare neanche a una riforma fiscale in questo momento in eccesso, che vada a toccare tutto. Non scordiamoci, per fare un esempio molto banale, quando parliamo di riforma fiscale, io penso di frenare le aspettative di molti. Dopo quasi 50 anni non abbiamo un testo unico dell'IVA. Quindi il progetto è ambizioso, è giusto che questo progetto sia posto al centro, bisogna che questo progetto sia portato avanti da più forze politiche e non da un governo che può avere una durata temporanea perché bisogna avere una visione condivisa.
E che porti a che cosa? Diciamo il cahier minimo, l'agenda minima di interventi è una rivisitazione degli scaglioni delle aliquote IRPEF. L'IRPEF doveva essere la madre di tutte le imposte a partire dagli anni 70, con tutti interventi di agevolazioni, esenzioni, ritocchi, modifiche delle aliquote. Non è più così, è un caos. È un caos e quindi bisogna rivedere gli scaglioni delle aliquote IRPEF, perché il ceto medio non può più sopportare questa IRPEF, e bisogna rivedere le tax expenditure, quindi le deducibilità di oneri, perché sono più le cose che sono fuori dall'IRPEF di quelle che sono dentro l'IRPEF e la tassazione progressiva. Quindi il sistema da questo punto di vista è tassato. Quindi il minimo sindacale è intervenire su questa imposta. Poi abbiamo degli interventi che sarebbero molto semplici. L'IRAP è nato come un assurdo normativo, è diventato nel tempo ancora di più un assurdo normativo. L'IRAP non ha più senso, va trasformata, è un problema di gettito che diventi un'addizionale dell'IRES, semplifichiamola. Non andiamo a toccare il gettito, ma andare a fare tutti quei calcoli, tutte quelle differenze tra IRAP e IRAS non ha più senso. Non ha più senso anche nel confronto con gli altri paesi, perché ormai l'economia è globalizzata e nel momento in cui noi ci paragoniamo a tutte queste eccezioni, deducibilità, esenzioni da un lato, tassazioni con aliquote diverse, è un meccanismo che crea una concorrenza sleale di tipo fiscale con gli altri paesi che sono molto più pragmatici. Quindi anche gli investimenti in Italia hanno un freno e anche su questo bisogna intervenire. Abrogazione dei tributi minori. Non so quanto ne abbiamo, io so solo che al 30 settembre ci saranno probabilmente in questi giorni 246 scadenze. Sì, entro fine mese 246 scadenze fiscali Fiscali, se sì. non arrivano delle proroghe, chiaramente. Una notizia che non è un dato statistico della nostra fondazione, del Consiglio Nazionale. Ho avuto questa informazione nei giorni scorsi attraverso un video. Ritengo che sia plausibile, quindi ci deve essere anche un'abrogazione dei tributi minori. Cambiare il gettito, d'accordo, c'è un problema di gettito, però abbiamo l'imposta di bollo, l'imposta di registro, eccetera. Un insieme di controlli, di costi per adempimenti da un lato, di costi dell'amministrazione per controlli che spesso sono superiori al gettito. Basta sostituirle con poche voci di agevole applicazione anche a rilevanza di gettito invariato. Poi, come dicevo prima, la rielaborazione delle categorie reddituali ai fini dell'IRPEF è un altro tema sicuramente importante. E poi porci come riforma fiscale a confronto con gli altri paesi. Non vado a parlare oggi di quelli che sono i paesi cosiddetti, che oggi vengono chiamati paesi, alcuni di questi paesi frugali che ci stanno contestando il recovery plan o il MES o gli aiuti all'Italia, e in realtà fanno una concorrenza di tipo fiscale, parlo di Irlanda, Olanda per fare un esempio, molto feroce. Però ci dobbiamo confrontare anche con cosa succede all'estero, con l'internazionalità della fiscalità, cosa che spesso ci si dimentica. Si pensa di essere in un mondo astratto, un mondo italiano non comparabile. E da questo punto di vista, visto quello che è successo, bisogna mettere in campo, nell'ambito di una riforma fiscale, tutte le leve possibili per le aggregazioni. Perché noi soffriamo di nanismo. Il nanismo può essere combattuto anche attraverso una sana politica di tipo fiscale, quindi incentivi per le aggregazioni. Nel nostro ambito, piccolo ambito delle professioni, abbiamo gli studi associati che possono essere costituiti in base a una legge in parte emendata ed eliminata, che risale al 1939, o con le società semplici del codice civile, o con le società tra professionisti che
che non hanno una chiara regolamentazione fiscale tra il reddito di impresa e il reddito di lavoro autonomo, per cui passando dall'uno all'altro si potrebbe incorrere in tassazioni che non ci sono invece per quanto riguarda le imprese. Cioè, se io conferisco il mio studio in una società tra professionisti potrei essere tassato, se conferisco un'azienda no. Questo perché si è in un ambito di categoria di reddito di impresa e di lavoro autonomo. Quindi oggi le aggregazioni tra gli studi professionali sono impossibili anche per provvedimenti di corto respiro. La flat tax agevola i professionisti individuali, fino a 65.000 euro di reddito, Sì. pagano un'aliquota fissa flat, 15%. Se si aggregano, no, pagano normalmente, anche se hanno un reddito di 65.000 euro. Non c'è nessuno nel mio studio che mi chiede di diventare associato perché perderebbe il beneficio sia sopra che sotto i 65.000 euro perché agli associati non può essere applicata quella norma e poi se ne guadagna 66 c'è uno scalone, cioè, ci sono problemi veramente ingenti. Oltretutto parliamo di una normativa, quella appunto sulla flat tax, che comunque continua, adesso penso, mi corregga se sbaglio, sono 2 anni che è in vigore, ma ha subito diversi cambiamenti anno per anno, governo dopo governo, quindi anche Eh lì insomma sì, manca sono, chiarezza. ripeto, sono tutte quelle che io chiamo delle provvidenze che sono fatte a beneficio di pochi di categorie. Oggi la fai per una categoria, domani la fai per un'altra categoria, dopodomani la fai per un'altra. Alla fine cosa emerge? Un quadro clinico della fiscalità patologico, d'accordo? Ingestibile. Risorse che vengono drenate e situazioni di concorrenza fiscale sleale dovute al legislatore, non dovute al contribuente. Cioè, qui non c'è solo l'evasore incallito, c'è l'evasore, diciamo, di sistema perché gli conviene stare in una posizione che gli fa comodo. A questo punto bisognerebbe rivedere un po' tutto il sistema. Noi possiamo dare un contributo come commercialisti, chiaramente. Assolutamente, però insomma qua mi aggancio il dialogo con il governo come sta proseguendo, insomma. Allora, noi ci rendiamo conto che c'è stata una situazione, di emergenza, quindi, il dialogo, che non sempre è facile, è un dialogo che in questo momento è diventato più difficile. Quello che vorremmo far capire al governo è che i commercialisti da sempre sono profondi conoscitori del tessuto economico-imprenditoriale del nostro paese. Perché vanno ad assistere dalle imprese di grandi dimensioni a quelle di medie dimensioni, a quelle nane, ai privati, eccetera. E quindi c'è un bagaglio di esperienze e competenze maturate sul campo che rende insostituibile il contributo che noi possiamo dare per qualsiasi riforma fiscale, ma anche per il rilancio. Cioè, noi vorremmo da un lato essere maggiormente rispettati. Maggiormente rispettati perché lei si riferiva agli interventi che abbiamo fatto nei giorni scorsi sui quotidiani. C'è la scadenza del 20 di luglio, scadenza che riguarda sia i contribuenti sia il lavoro dei commercialisti. Lo scorso anno questa scadenza, per un problema tecnico legato all'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, quindi non il Covid, non la pandemia mondiale che c'è stato, quindi un problema domestico di tipo burocratico, tecnico. Questo rinvio è stato fatto l'anno scorso al 30 settembre, rinvio di tutte le scadenze. Noi sono mesi che stiamo dicendo non ce la facciamo. Abbiamo avuto un carico di assistenza durante il periodo pandemico per tutte quelle che erano le iniziative prese dal governo che abbiamo gestito per conto dei clienti. Talora le abbiamo gestite anche gratuitamente, vista la situazione, cioè veramente con l'intento di essere utili al paese prima che essere utili
alle proprie finanze, perché c'era un momento di emergenza. Diciamo che le categorie più coinvolte, dopo i medici, i sanitari, gli organi di polizia, le attività istituzionali, penso che i commercialisti e anche i consulenti del lavoro siano stati quelli in prima linea. Diciamo le seconde file, quelle a distanza c'erano le prime file, le seconde file abbiamo dato una mano. Adesso ci troviamo di fronte a un problema di scadenze di ingorgo, ingorgo che sarà per il 20 luglio perché non ce la si fa. Ma poi il problema è che il 20 luglio non viene procrastinato a settembre per questioni di gettito. C'è qualcuno che non si rende conto al governo che il gettito quest'anno è completamente saltato, perché chi potrà pagherà il 20 luglio? Ma ci sarà tanta gente che non potrà pagare perché la situazione è sul paese drammatica. Quindi dire fate il lavoro con calma e aspettiamo, capisco che può essere un problema di gettito. Ci troviamo nella solita situazione che oggi è il 17 di luglio, non sappiamo se ci sarà questa proroga, la chiediamo, l'abbiamo chiesto anche con delle pagine sul giornale facendo appello al buon senso, non criticando, ma dicendo che solo il buon senso imporrebbe questo spostamento, non veniamo ascoltati. Noi abbiamo, a differenza della burocrazia, abbiamo un polso della situazione reale del paese. Ho iniziato il mio intervento dicendo che c'è un problema sanitario mondiale. Questo problema sanitario mondiale avrà probabilmente effetti economici. Dobbiamo tutti, compresi i commercialisti, compresi le istituzioni, stare attenti che non diventi un problema sociale. Queste, questi Assolutamente, ecco. aspetti che potrebbero essere di alleggerimento andrebbero nella direzione del buon senso di dire evitiamo la rissa, perché chiaramente è un problema dei commercialisti in questo momento. Io dico che grazie ai commercialisti si è potuto fare nel periodo di emergenza, si è potuto fare molto, abbiamo garantito l'accesso alle diverse misure di sostegno messe in campo dal governo per l'emergenza, abbiamo svolto un ruolo fondamentale per la tenuta del tessuto economico imprenditoriale, abbiamo svolto una funzione che io chiamo, prima ancora che professionale, abbiamo svolto questa volta veramente una funzione sociale. Oggi ci Assolutamente, troviamo dottor con Giolosa, l'acqua alla siamo in gola. chiusura. Prima vi abbiamo aiutato, vi Mi chiediamo aiuto sente? e nemmeno ci rispondete. Non va bene, non va bene Assolutamente. perché poi, ripeto, il problema è di gettito, far entrare le risorse al 20 luglio perché altrimenti si crea un altro buco. Ma tanto la gente non ha molte disponibilità per pagare, è un falso problema. Certo. Questa situazione va gestita in un altro modo. Quindi io adesso la devo interrompere perché siamo in chiusura e la ringrazio molto per il suo intervento e appunto speriamo che si apra definitivamente il dialogo con il governo e che si riesca a mettere a punto una riforma come l'abbiamo. E l'ha soprattutto descritta in precedenza. Grazie di nuovo per essere stato con noi Grazie e buon per lavoro. ancora e buon lavoro a tutti. Un saluto anche ai nostri telespettatori e restate con noi.